Buonasera, come la va? Come la va? Come la va? Sì, sono bianca pallida, sì, ancora non sto benissimo, ho un po' d'affanno. Ciao, Lady. Buonasera, signor Mazzu. Buonasera, signor Mazzu. Visto, sono tornata. Ciao, Fuyu! Ciao, Fuyu, ciao, Maffu, ciao, Sandalfino, ciao, Vince, ciao, Morri, ciao, Mattia, ciao, John. Ciao, signor Eminem, che purtroppo è stato detonato. Lo vedevo troppo intraprendente stasera il signor Eminem. Non so se mi stava prendendo in giro, però detto questa sera non ho tanta voglia di stare appresso agli impicci della gente, però almeno fatemi tornare. Ciao Corny! Almeno fatemi tornare prima di fare casino, no? Cioè, dai, una settimana sana che sono mancata perché ho questo coinquilino interno chiamato Covid che ancora non mi lascia stare. Ecco. Quando vi dico che io ce l'affanno e che non potrò parlare troppo, è per questo. Emi, è stato un piacere. Buonanotte, nonna, che c'è scuola domani. No, oddio, ci sono sì, ancora qualche scuola che fanno il sabato di di scuola, appunto, però si vede che lui domani c'ha riposo. Se n'è andato? Sì e no. Sì e no, ragazzi. Quindi se mi sentite un po' parlare strano, è normale, c'ho un po' d'affanno, c'ho il fiato corto. Dovrò fare una pausa tra una cosa e l'altra, farò un gesto con la gola così, quindi non vi preoccupate, non è un tic, è perché cerco di prendere aria. Come state comunque voi ragazzi? Io sto molto meglio, è stata una settimana di inferno, una settimana di merda che è cominciato tutto la sera dei Games Awards. Cioè, figuratevi, io ho cominciato a star male la sera dei Games Awards. Chi c'era? Chi era rimasto? Tipo Sandalfino, Morri? Mi hanno visto col mal di gola. Nella certa me l'ho coperta col mal di gola, era cominciato tutto da quella sera e io non avevo capito niente. Io l'affanno ancora, quindi ti capisco. Da quant'è che ti è passato? Com'è che c'hai ancora l'affanno? No, raga, non mi dite che passa, che ci mette mesi a passare sta roba perché vi giuro non la leggo. Sabato a scuola non per tutti, ma alcuni sì. Io lo facevo sabato a scuola. E fatto, vai con calma, le dita non esagerare, mi raccomando. No, 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 piano, piano. Fino a poco fa stavo da Barbino che stavano mettendo le musiche. Minchia, qua la musica dei Pooh. Non me l'aspettavo proprio. L'Aquila e il Falco. Hai capito? Che rivelazione, i Pooh. Ecco, quando vi dico che faccio gesti con la gola, non vi preoccupate, è tutto normale. Che cos'è qua? Perché c'è Dita Von Teese adesso? Vabbè, leggo Telegram. Ah! Ah sì? Non lo sapevo. Cioè io me la stavo ascoltando mentre stavo a iniziare la live. Non lo sapevo che parlasse della morte di Attila. Hai capito? Ah, affanni capogiri. No, 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 ce l'ho avuti pure io, Carni. Ti dico che ho la pressione massima, che dovrebbe sta a 120, ce l'ho a 92 io. Quindi sono bella sotto osservazione. Dopo devo prendere il brufen, devo prendere lo sciroppo. Non sento i sapori, non sento gli odori. La febbre, per fortuna, dopo un paio di giorni se n'è andata. Quindi, posto proprio. No, tranquilla, io l'avevo già prima del Covid e ne soffro di mio. Poi col Covid è peggiorato, ma non è di grave o preoccupante. L'ultimo Covid ho avuto a fine l'anno scorso. Oddio, regà. No, non mi fate più infarti, che già ho letto che gusto e olfatto non si senti, cioè non si sentono per tipo un mese appieno. Però io stasera già qualcosina sentivo un po' di più, tipo la carne non sapeva di morte, distruzione e delusione, sapeva un minimo di carne. Il caffè ancora non riesco a berlo. Il cioccolato idem, non posso, non riesco a mangiare il cioccolato. Mi sa tutto di Dado Star, non so chi ha avuto questo problemino, se sentisse tutto come se mangiasse un Dado Star perennemente. Però stasera riuscivo a sentire un po' la carne, un po' il purè, qualcosina. Parla della sfida tra Attila e la morte, uno sceglie l'aquila e l'altro il falco, la morte vuole Attila, ma lui resta a crepare. Quindi l'aquila e il falco fanno a gara a chi vola più in alto per decidere il suo destino. È una bellissima canzone. Mi piace un sacco poi il ritmo. È molto norrena. Norrena. Io sapori e odori li ho tutti. A me non mi è successo subito, Corny, ma io spero che ti rimanga così la cosa. E non è per tirartela. Non infartà?
A me questo, il gusto è tornato dopo manco un paio di settimane, in realtà gli odori li sentivo e non ho perso. Beh. No, io gli odori ancora non li sento. Niente, niente. Ti faccio vedere una cosa. Questo è acetone. No, questa è benzina. Tipo. Questo è acetone. È acetone per le unghie. Per dire. Stavolta lo sento. Ok, un minimo sta tornando. Stavolta lo sento. Meno male. L'altro giorno lo stavo odorando proprio così. Non sentivo niente. Quando ho fatto io il Covid-19, in 2 giorni mi sono passate tutte quelle cose, quindi non è vero nulla, non è vero nulla. Vabbè, dipende, è soggettiva la cosa, Mattia. Mattia, ho visto poi a proposito qualcosina riguardo il DLC, ancora non lo provo. Ho visto che si può far svolazzare Charizard. Io non sentivo niente, solo se qualcosa fosse dolce salato. Pure a me mi è successo così. Sentivo solamente il sentore dolce o il sentore salato, aspro. Ho provato col limone, ragazzi. Sapete che durante, come si dice, durante la quarantena c'era la gente che per provare se c'è essere Covid o no, mangiava un pezzetto di limone. Io il limone ho sentito tutto. Non sentivo magari il sapore del limone, ma l'aspro lo sentivo tutto. Ok, ora bevilo per vedere se senti il sapore. Vaffanculo, Vince. Oddio, però a volte sto sapore odore di brodo me lo sento ogni tanto. Ti giuro, io sento solamente quello. Il giorno prima che mi scomparissero odori e sapori, sentivo odore di wurstel cotti. E io lo dicevo a Mazzo, lui si metteva a ridere, però vi giuro, sentivo questo perenne odore di wurstel cotti. Non chiedermi perché fossero. Cioè, mi è rimasto questo odore impresso, non so perché. Però c'avevo questo odore predominante su tutti gli odori che c'erano a casa e noi non compriamo, visto da un paio d'anni, e non ovviamente non avendoceli dentro casa non li cuociamo. Non me ne parlare che io sto in fissa da ieri e sto per iniziarlo. Ma in che senso? L'hai già finito? Anche se un po' mi gira che devo cancellare un salvataggio. L'hai già finito? Ma sei drogatissimo, Mattia? Cioè, questa è chiusura vera. Cioè, non hai dormito ieri notte? L'unica cosa che sentivo era l'alcol puro. No, io non sento niente. Sento solamente i sapori tipo salato, dolce. Cioè, non so come spiegarvelo. Non sento l'effettivo sapore del cibo, ma sentivo il sentore del cibo. Tipo se era salato, se era dolce, se era aspro. Ma un effettivo gusto non lo sentivo. Il caffè sa di morte e delusione. Il caffè davvero, ragazzi, sa di Dado Star liquido. Non so, non so spiegarvi. Cioè, non riesco a capire come è possibile sta cosa. Questo coso qui, che è il Bisolvon, facciamo un po' di pubblicità alla Bisolvon, che sa di cioccolato e amarena, io sento solamente lo schifo. Non sento niente. 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 Ieri è 26 qualcosa, oggi non è colpa mia. Mattia, ma minchia che chiusone! Comunque, colpa della mia influenza teutonica, tettonica, no, tettonica? Ok. Cioccolato amarezza e delusione. Che pago il signor Maffu. Solamente ieri sono riuscita a sentirlo come si deve, perché per una settimana mi sono schiaffata a letto, stanca, persa, cioè orari improponibili, tipo di notte non riuscivo a dormire. Perché appunto c'era la febbre che mi teneva sveglia. Infatti il primo campanello d'allarme è stata la febbre, ragazzi. Io non c'ho la febbre da 30 anni, cioè 20 anni, scusa. Da 20 anni mi arriva inizialmente sta febbricola di 37. Arriva a 37 e mezzo. Dico, vabbè, c'era un po' di alterazione. Non sono mai arrivata più di così. Ma arriva il febbrone a 39 la sera stessa. Ho fatto. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. C'avevo il Covid. E vi giuro, c'ho il test. Appena metto le goccine nel test, subito la T, che diciamo, testimoniava il fatto che io c'ho il Covid, è diventata scura, scura, scura. Scura immediatamente. La C di controllo è un po' sbiadita, ma la T. Del virus, papam proprio. Manco ho fatto in tempo a mettere gocce. Subito. C'ho il Covid. Ho pestato mamma e papà, porelli. Adesso pure loro non sentono i sapori, non sentono gli odori. Però io sento un pochino di più. Per fortuna si vede che mi sto negativizzando. Meno male, in tempo per Natale. Magari sento qualcosina di più. Lascia perdere, corni. Però loro stanno, diciamo,
meglio di quanto stavo io i primi giorni. Mi si è bloccata la gamba. Mi si è bloccata la gamba. No, Leva, non famo scherzi. Aspettate un attimo. Ma ti, mi fa scherzi. Ah, no, no, no. Ok. No, la gamba va. Pensavo che si era messa d'accordo con quella di Matsu. Ok, ci sei. Io fortunatamente non ho contagiato nessuno, hai fatto bene, Corny. Io il problema è che c'ho mamma chioccia. Io gli facevo, mamma, io sto in isolamento, non ti devi avvicinare, e non ti avvicinare, cosa. E mamma mi veniva a controllare ogni 2-3, purtroppo si era beccata. Ho capito, amore, è vero, facevo una comunella con la gamba tua. Io ancora non so come ho fatto ad essere così miracolato dopo averlo preso, meno male, Morri, meno male. Mi si era bloccato il video e non l'audio. Ah! Vabbè, succede. E io si vede che me lo sono preso al corso. Però, raga, io vi dico, io sono sempre stata attentissima, attentissima. In primis perché io al corso ci vado a piedi. Però io mi sa che i primi sintomi ho cominciato ad averli mercoledì. Non tanto giovedì, ma mercoledì. Mamma, quale? Ma io l'ho proibito. Lo so. Io infatti non mi posso chiudere in camera perché la chiave non va. C'ho la porta un po' difettosa. E quindi mia madre entrava lo stesso. Mi veniva dal bacetto da buonanotte. Ho fatto, mamma, non ti devi avvicinare per nessun motivo. Ma io sono mamma, che faccio? Ti lascio stare. Ti lascio morire così, per dire. E dicevo, questi sintomi io ce l'ho cominciato a avere mercoledì, mi sa, perché sono andata al ristorante cinese insieme ai miei. E c'ho il dubbio che io quel giorno, siccome sentivo i ravioli strani, sapete quanto so ghiotta di ravioli io? E mi sa che era già in corso qualcosa, perché i miei dicevano, no, noi i ravioli li sentiamo bene. Io dicevo, a me sti ravioli mi convincono, non mi piacciono. Mi sentivo un po' strani, alterati. Pensavo che avevano cambiato cuoco, avevano, che ne so, messo un po' più di zenzero. Io sentivo sto zenzero preponderante, predominante. E praticamente mi sa che è da mercoledì che già girava, che quel giorno non stavo nemmeno tanto bene, c'è un freddo proprio nelle ossa. Sapete, vi coprite tipo con 200.000 strati di roba, però c'avete sempre freddo. Mi sa che era da mercoledì già che ce l'avevo, però non avevo collegato che era il Covid. Quindi ragazzi, niente, pure io ho sperimentato questa cosa del Covid, sentire quanto sono tappata, perché ancora ho il nasino tappato, ho un po' di pesantezza mentale, un po' di capogiri, un blocco sullo stomaco, perché comunque non riesco a mangiare più di tanto. Ciao Shadow! Sì, sto bene, sto bene. Sto bene anche se... Ci vuole ancora un po', ho il nasino tappato, non sento ancora bene gli odori, cioè sì, non sento ancora bene gli odori né i sapori. Però siamo sulla via della negatività. E non nel senso di una cosa brutta, ma che ci stiamo negativizzando. Credo perché siamo farci dei moccio. Ciao Regina! C'ho il fiato corto. Ciao Regina! Come è andata con Persona 5? Ah ragazzi, ve lo dico, parlerò un po' in falsetto perché parlare con la totale capacità delle corde vocali mi dà fastidio, mi fa un riverbero qui nei bronchi, per farvi capire. Ho una sorta di rientro d'aria, non si sa perché, che mi fa tossire, quindi se sentite che tossisco è perché mi manca un po' d'aria, ho un po' di fiato corto. Appunto, e quindi devo fare un po' così, perdono. Sì, sembra che ho fatto la maratona da muraglia cinese, però vi giuro, è solamente che ho il fiato corto. Comunque, tu, meglio, diciamo meglio. Abbassa la leva, Kronk. Ciao, Trilli! Ma perché dobbiamo avere due leve? Oggi mi sono data una sistemata, mi sono fatta la tinta che sembravo Crudelia Demon con due colori in testa. Perché comunque dovevo già farmi la tinta, poi è successa sta cosa, c'avevo tipo il mio colore naturale che spezzava un po'.
Quindi oggi mi sono fatta tutta carina, tutta caruccia, ho detto sai che c'è, faccio live. Sai che c'è, faccio live, c'ho bisogno. E niente. Oh, ragazzi, devo portare un sacco di cose, non c'ho tempo di fare niente, devo portare un sacco di contenuti che devo fare questa settimana e non ho fatto un cazzo. Quindi, intanto dobbiamo finire a Metal, dobbiamo fare Feyland, sì, dobbiamo fare Zero Sievert, che è una sorta di Escape from Tarkov con i mostri, robe. Quindi dopo mettiamo i giochi che così almeno vediamo qualcosa, io non parlo troppo, così prendo un po' d'aria, roba così. È solo che mi devo organizzare. Mi devo organizzare. Vi dico subito che domenica sono da Nora. Che dobbiamo fare? Operation, forse. O so io da Nora o ce va a Doghettino. Non lo so, ancora ci dobbiamo organizzare. Per il resto, voi come state? Come avete passato sta settimana? E avete visto qualcosa di nuovo, qualcosa di bello? Vorrei parlare anche del caso un po' di The Day Before. Raga, che cosa brutta The Day Before. Non ne abbiamo parlato in live appunto perché non c'ero, ma è successo il delirio per The Day Before. Non so se conoscete il caso di The Day Before, non so se sapete di che cosa sto parlando. Solo che ultimamente c'è un precedente brutto per quanto riguarda il mondo videoludico. Ci stanno sviluppatori che appunto fregano il prossimo. Perché qua si parla proprio di fregatura. Prende in giro il cliente. Allora, non so se appunto sapete di questo gioco. Un certo pirata l'aveva comprato. No! Davvero? Com'è andata? Voglio sapere com'è andata. L'hanno rimborsato poi? No, Barbino. Ma come? Si è autoscammato con quel gioco. Madonna. Però io so che adesso Steam, anche se avete comprato il gioco, vi rimborsa. Io me la son persa. Allora ragazzi, qualcosa di nuovo? Sì. Qualcosa di bello? Sì, ecco. Allora, praticamente doveva uscire, cioè è uscito questo gioco che si chiama The Day Before, che doveva essere un MMO open world zombie. Il problema è che ci ha messo un po' per uscire sto gioco e lo facevano vedere con una grafica bella, figa, con Unreal Engine 4. E comunque doveva uscire un bel prodotto da quel che avevano fatto vedere. Un po' scopiazzato come succede in tanti giochi, comunque un po' scopiazzano, un po' prendono spunto da altri giochi famosi, però niente di che inizialmente. Dice, sto gioco si prende un tot di tempo, di anni, fanno vedere i trailer comunque di gameplay, nemmeno di cutscene, ma dei gameplay belli sostanziosetti, con una bella grafica, il gioco sembrava bello promettente. Succede che è stato un paio d'anni fa, sì, un paio d'anni fa, sarebbe dovuto uscire il gioco, però gli sviluppatori hanno deciso di cambiare motore grafico e invece di utilizzare Unreal Engine 4 usano il 5. Il problema è che poi c'è stato un calo spaventoso della qualità del gioco che gli ha portato altri 2 anni di lavoro per mettere a paro. Ora, sto gioco già doveva uscire a novembre, vi dico solamente questo. Che se rimborsa gliel'hanno dato, mi pare. Meno male, anche perché non costava poco, costava 40 euro. Dicevo, diciamo, le prestazioni erano veramente calate di brutto. Se andai a vedere i nuovi trailer, sembrava un gioco fatto davvero con i piedi. Tanti erano gli asset gratuiti, cambiati giusto di poco. E il gameplay sembra molto molto cambiato, però i sviluppatori dicono vabbè, sentite, ci prendiamo un altro mese perché dobbiamo aggiustare gli ultimi bug, però il gioco è come l'avete sempre visto, le prospettive di gioco ci sono e vi daremo quello che abbiamo promesso. Che viene a succedere? Il gioco esce, il gioco non è assolutamente come l'hanno promesso e tempo 3 giorni. Allora, questo gioco costava 40 euro, vi dico solamente, e ha raggiunto il voto
più negativo della storia di Steam, estremamente negativo, cosa che nemmeno gli indie peggiori hanno estremamente negativo, però hanno per lo più negativa, per dire, si è beccato la nomina di estremamente negativo, il voto peggiore che abbia mai ricevuto un gioco su Steam, tempo 3 giorni, il gioco viene rimosso dalle vendite di Steam e gli sviluppatori si giustificano dicendo che i ricavi... Nordino! Come se ce ne fosse poca, Sandalfino. Ciao Lordino, come stai? Scusate. E tempo 3 giorni viene rimosso questo gioco da Steam e gli sviluppatori si parano il culo dicendo no, perché noi i ricavi li manderemo in beneficenza e, no, in beneficenza, scusate, li utilizzeremo per pagare i partner che ci hanno supportato in tutti questi anni. Cosa viene a succedere però? Nel mentre viene cancellato il forum, viene cancellato il Discord, vengono cancellate tutte le tracce e quindi questi si sono intascati i soldi. E che viene a succedere? Che Steam, prima che che questi riescano a intascarsi tutti i soldi, gli blocca gli introiti. Steam proprio decide di evitare di bloccargli i pagamenti. Ciao Wild! Ciao Wild, eccoci. Aspettate un attimo. Ah, Madonna. Ok. Ciao, me la godo. Buonasera, buonasera a tutti. Ragazzi, c'ho un po' di fiatone perché sono ancora malaticcia di Covid. C'ho un po' di fiato corto. Grazie mille, Lady Michi. Lady Michi. So io che sono scema che leggo male sicuramente. Ciao Norina. Tutto bene, tutto bene. Stavamo parlando un po' di The Day Before, quel gioco che ha avuto una bella nomina di gioco estremamente negativo su Steam, che è stato tolto e che Steam ha deciso di tranciargli le gambe sul nascere. Grazie a Dio. Grazie amore. Grande potenziale il gioco, sì, però il problema è che gli sviluppatori ci hanno fregato. Ci hanno fregato a tutti. Ma come, Ledina? Ma grazie. The Scam Before. Ma mi spiegate un attimo una cosa? Ma non c'è qualcuno che si chiama Ledina? No, perché io ultimamente vedo le sub a tema, tipo Danora che stava portando Final Fantasy X e Tidus l'aveva chiamato Findus e vedo che fanno la sub a Findus. Ah sì? Ah, non lo sapevo! Ma e niente, gran potenziale per gabbare la gente. E purtroppo è andata così, ragazzi. Loro pensavano comunque di riprendere un sacco di soldini. E Steam che gli ha detto, va attaccato al cazzo, io non vi mando i soldi. Quindi gli sviluppatori, oltre che aver fatto una figura barbina, che sono gli stessi sviluppatori di Wild 8, non era un gioco così malaccio, però un po' scialbo, però non era malaccio Wild 8, no? The Wild 8. E gli ha tranciato le gambe sul nascere, quindi loro non si sono beccati i soldi, ci hanno fatto una figura barbina e lo studio, la software house, ha chiuso. Quindi... pensate che cazzo è successo nell'arco di 5 giorni. Esce il gioco. Il gioco ovviamente non era come l'avevano promesso, per fare la sintesi. Il gioco prende estremamente negativo come votazione su Steam. Cioè, lo sviluppatore decide di togliere il prodotto dal commercio, sperando di ricavare quei pochi un cazzo, che erano 300.000 gli acquisti, 300.000 review negative. Sperava di ottenere quei soldi per far pagare Steam di tasca sua, sperava che Steam pagasse al posto loro e loro si beccavano i soldi. Invece se la sono presa in dersecchio, perché Steam gli ha detto noi non paghiamo proprio niente, a te i soldi in te mandiamo e noi quei soldi che
ci hanno dato per comprare il gioco tuo, glieli rimandiamo tutti indietro. Se la so presa bellamente, in del secchio. Allora, c'è il prete della Ferragni, io non lo sapevo. Sì, c'è pure qua truffa da Ferragni. Ferragni ha fatta grossa. Noi abbiamo fatto tutto in buona fede, se vede. Però qui i soldi non sono andati in beneficenza. Non ha anche cambiato la dicitura del gioco subito dopo il lancio, è vero. Non sapevi nemmeno che la sua società aveva detto che avrebbero dato metà dei ricavi dei parentoni in beneficenza, ma in realtà era una truffa. Quanti erano? 2 milioni o 20 milioni? De sti soldi. Quella da Ferragni, praticamente, che loro hanno pagato 20.000 euro prima dell'effettiva, a maggio, figuratevi, prima dell'effettiva uscita del panettone, e poi hanno fatto tipo o 2 milioni o 20 milioni, e sti soldi la beneficenza non l'ha vista mai. Ecco, ho letto qualcosa di... Ma la Ferragni dice che è tutto in buona fede. Sì, sì, la Ferragni è una mignotta. Eh? Vabbè, c'è chi sta scritto la Ferragni è inutile. Ma più che altro la Ferragni... Magari ci ha messa la faccia, però la cazzata l'hanno fatta l'altri. Non lo so come funziona adesso. Chi doveva dare i soldi a chi. Perché magari è pure l'azienda, eh? L'azienda che doveva... Cioè, la Ferragni c'è a finire le mezzo perché appunto era pubblicizzato da Ferragni. Non ho capito perché dal gioco da Rocca al panettone da Ferragni, scusami, pure io non ho capito come ci siamo arrivati, però vabbè, tanto di truffa a truffa, stiamo lì. Quel team house non è mai esistito, hanno cercato di fare fallimenti ma non ci sono riusciti. No, no, hanno cercato di fregare Steam. Pensa che cazzo dei geni del male, ma non pensi che Steam, se tu togli il gioco, non fa una verifica di quello che è successo e te blocca gli introiti? Ma sei cretino, ma dillo, vuoi fare una figura di merda? Famo la figura di merda, cioè come chiude col botto una software house che era potenzialmente fallimentare, però non era ancora detto che cioè, diciamola così ragazzi, ci sono stati tanti flop nella storia di Steam, no? C'è stato No Man's Sky. No Man's Sky però si è beccato un sacco di merda, però è rimasta, non ha chiuso la software house. E hanno detto, ok, noi il gioco l'abbiamo presentato così, è vero, abbiamo presentato un gioco che è incompleto, noi ci mettiamo di sana pianta e lo aggiorniamo, così da farlo diventare un giocone. Il gioco adesso è di tutto rispetto, un bacione a quelli di No Man's Sky, per carità di Dio, anzi adesso hanno pure presentato un gioco nuovo, con un bel potenziale, pure quello. Ecco, la differenza sta che uno... non ha chiuso la software house e comunque si sì, è beccato tutti i soldi, però li ha utilizzati per migliorare il gioco. L'altro ha cercato di prendersi i soldi e chiudere poi la software house dicendo ma no, noi non ci avevamo colpa, tanto noi l'abbiamo chiusa, noi abbiamo pure tolto il prodotto dal commercio, ci bastano quelle poche entrate che siamo riusciti a prendere con le vendite e quindi va bene così e noi ci pagheremo i nostri partner. È vero, niente, paraculata. Volevano scappare, volevano fare soldi facili. Si vede che hanno speso un sacco di soldini a buffo. Ciao Lady Miki, buonanotte, un bacione. Pure i giochi che modificano tutto ciò che gli dà identità ma mantengono il nome vecchio, per me pure quello è truffa. Re, Final Fantasy, Go. No, dai. World of War ne è uscito qualcosa di buono. Comunque è rimasto sempre su quello stile, se vai a vedere. È rimasto almeno God of War. Resident Evil sì, è cambiato, però diciamo che dopo la cazzata di Resident Evil 6 si sono ripresa alla grande. Anch'io vado a letto. Ciao Wild, grazie mille per il raid, un bacione. Ah, scusate, ciao, il fiato corto. Ok, vabbè, insomma è successo un po' tutto sto bordello. E per altre cose... Intanto io cambio categoria, ragazzi, vediamo di fornire... Di finire. Ciao, a me. Lady. Mi dichi, signor Mafu. Si è voluto, sì, esatto, si è voluto. Ehi, ma tu credo che abbia speso qualcosa che era tutto già pronto. Ma tu credi che... Ah, sì, era tutto già pronto, sì. Io respiro. Ovvio, ma lo stile dei Go originali non c'è. Quello lo è rimasto, quello... Ah, vabbè, quello sì. E se lo fa? E che lo fa affa? E se lo fa? E che son venu affa? Comunque, Sandalfino, te la posso dire una cosa? Ringraziamo Dio che sia cambiato. A me non mi piaceva lo stile Deco. Cioè, nel senso,
E il primo va bene, e il secondo va bene, e il terzo già va bene, e il quarto già... Insomma, Ascension mi aveva rotto i cabba, sì, ma frantumato le palle con una roccia. Ascension, no, potevo dire, go. Finalmente hanno cambiato stile. E prima o poi me lo gioco, per la gioia del signor Muff. The Last of Us 2 online... Ah, sì. Hanno tolto l'online de Last of Us. Sinceramente, posso dire una cosa, non era tutto sto granché. Già 10 anni fa faceva pietà quell'online. Non mi è mai piaciuto. E io comunque gioco The Last of Us dal day one, ve lo dico. Ascension non esiste. Una rottura di coglioni, io te lo... A me piacciono entrambi gli stili, solo che i nuovi go sono go, come se domani... sì, diciamo che comunque sono... È come se li potessimo vedere come due cose a parte, capito? Adesso ando al fino. Perché possiamo distinguerli in Kratos contro gli dei greci e Kratos contro gli dei nordici. Per me sono due cose a parte, anche se effettivamente il prodotto è quello. Però io li separo sempre, come se fossero dimensioni parallele. Sì, so che non si dovrebbe fare, so che magari è una bestemmia per molti, magari divento single perché Matsu si incazza. Però io l'ho sempre visti così. Non ho nulla contro Goma, mi triggera quando cambiano tutto e mantengono i nomi, non mi scende anche se migliorano. Vabbè, cioè. Quando si decideranno a fare Kratos contro gli dei cristiani, amore, mi puoi fare una cosa? Mutami. E quando ti faccio così, smutami. Ci sei? Ce la fai? No, perché devo dire una cosa, ragazzi. Perché so un potenziale spoiler. E siccome non voglio che Matsu lo sente, perché giustamente... devo dire uno spoiler, amore. Però tu non lo devi leggere. Ti sto avvertendo apposta. Quando ti faccio così, lo smuti. Quando lo faccio così, mi smuti, ok? Ok? Dimmi sì. Allora, praticamente, questo DLC nuovo che è uscito il 12, questo qua ultimo, finirà la storia di Kratos. Quindi non ci sarà God of War 3. A quanto ho capito. Ma magari mi sto sbagliando. Quindi... o fanno davvero uno spin-off, oppure Kratos ha finito proprio di passeggiare sulle nostre console. Quando avranno il fegato di fare una boss fight per ogni santo? Comunque, adesso basta dire quella cosa, l'ho detta, quindi... Sei tornato? Mi hai visto? Tanto la Sony se la sta passando così bene ultimamente. Sony sta a fare una cappellata appresso all'altra, scusate il termine, però è vero, sta a fare una cappellata appresso all'altra. La 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 la. Infatti Lord, non diciamo niente perché Matsu pure l'ha iniziato il DLC, però ovviamente lui deve lavorare e quindi aspetta di avere una serata libera per farlo in live, perché è giusto anche che lo registri. Quindi non diciamo niente. Però se andal fino, io mi immagino un Kratos piccolino che cammina sulle console. Non lo faranno ovviamente mai per il discorso che l'ha chiesto. Io ve lo dico, se leggo mezzo spoiler su DLC vi faccio regredire allo stato embrionale. Tu devi stare calmo. Tu devi stare calmo. Nessuno farà spoiler. E quindi calmo, tranquillo. È tutto nella norma. E io mi sto a strozzare. Fatemi vedere. Ragazzi, scusate, è mezzanotte e un quarto, io lo devo aprire. Numero 16. Allora, voi dovete capire una cosa. Nel corso di questa settimana sono successe un sacco di cosine. È sopravvissuto solo un pacchettino di patatine perché dovevo fare le prove dei gusti. Che dovevo fare? Sono tentata di giocarlo solo per spoilerare. Spiace, scherzo, io gli spoilero. Io li faccio inconsapevolmente, quindi non mi tenete. I Porket Coffee. Adesso facciamo un esperimento, ragazzi, perché c'ho paura. Allora, i Porket Coffee. Poi cioccolata bianca. I Porket Cookie, no.
No, i pokecock sono una cosa brutta. Perché comunque so poche, stanno in una pocket. Se vai a vedere una mutanda è una pocket, è una tasca. Per dire stronzate, mi sto a strozzare. Allora, i poke coffee. Allora, ragazzi, io ho paura. Perché il cioccolato io lo sento strano. Il cioccolato e il caffè io sento strano. Ma questo potrebbe sapere di buono come non potrebbe. Io vi dico solamente che mia mamma mi ha comprato le coppe Malù perché non riuscivo a mangiare nessuna consistenza, sono stata male. E la coppa Malù mi sentivo, non lo so, in bocca sapore di distruzione, morte e guerra. E non sto parlando dei cavalli di Red Dead Redemption Undead Nightmare Stories. No, sto parlando esattamente del sapore che io sentivo, delusione, principalmente delusione. Quindi adesso voglio fare una prova con voi, visto che un po' di gusto mi è tornato. Sa de dado. Porca puttana, l'odore sa de dado, c'ho paura. Mazza è schifo. Mazza è merda. Ma io dico. No, che schifo, raga. Schifo, Dio buono. Ma io dico, ma de tante cose che potevano sparire, ma non poteva sparire solamente l'odore e non il sapore? Madonna. Ma io dico poi. Sì, infatti. No, raga, ve giuro. L'odore è legato al sapore, ma perché sa de dado sta roba? Perché de dado? Mazza che schifo, madonna. Il tè lo sento bene, per esempio. Cioè, questo tè qui io lo sento. Lo sento abbastanza. Ma il caffè e il cioccolato non riesco a farmeli piacere. Babbabia. No, ti giuro, io non voglio più vedere un dado star in vita mia. Porca puttana, è vero, dovrei provare. Lo dovrei provare, sai, Vince? E se sa di dado, effettivamente? No. No, no. No, poche coffee. Che poi io so ghiotta di queste cose, eh. Nel senso, davvero me ne mangerei a iosa? Mi fa schifo al cazzo adesso. Mi fa tanto tanto schifo. Finissimo cioccolato e caffè 100% arabica, ma 100% delusione col Covid, madonna. Babà, via, che brutta cosa. Che poi non c'ha manco retro. Questo non c'ha manco retrogusto. In genere il poke coffee è dolce. Dice, ok, dolce, buono. Sa di niente. Sa de dado con una consistenza diversa. È come mangiasse davvero un dado a masticarlo, che schifo. Intanto io faccio una cosa, mettiamo a metal. Vediamo di finirlo, perché mancava poco. Mancava poco su a metal, dai. Ok. Audio sta lì. Che dovevo fare? Dopo una settimana, vatti a ricordare che dovevi fare. Ah già. E con il pad.
Ho sentito però che si sentiva veramente alto l'altro giorno. Ho regolato i suoni. Ci ho provato almeno. Allora, andiamo di sopra. In teoria adesso posso scappare con l'aereo, perché l'avevo già fatta la cosa dei fili, no? Mi sa che l'avevo già fatta. Sì. Ma che retrogusto brutto. Io mi aspettavo che con la carne comunque mi desse fastidio, sapete? Invece no, la carne la sento, per fortuna. Grazie a Dio. Almeno la carne. Ok, di qua. No, aspetta. Vabbè. There it was. The helicopter I eventually escaped in. Only to have you inevitably shoot it down. But fuck, I didn't have the damn key. I needed it to get the door open. E come faccio? E che devo fa? Io non mi ricordo più niente, raga. Comunque, domani finiamo il Grinch. Domani andiamo avanti col Grinch. Poi voglio fare Feyland, che è un Metroidvania in stile Zelda. Vediamo di rifà qualcosina, ragazzi, perché davvero. I answered the call before leaving. Hey Fox, are you there? Here I am, Robert. You find a chopper yet? Found a helicopter, but I don't have the key. Can't you hotwire it? I can't even open the outer door. Work your magic with the radio. Maybe you can hear something useful. No problem. Let's see if a guard can be tricked into telling where a spare key is. Thanks, friend. Procurati la chiave dell'elicottero. Magari ce l'ha il tizio là sotto. Aspetta, però, ho sbagliato strada. Io ho quel saporaccio ancora del... Bah. Ma di tante disgrazie. Ma proprio quella del gusto me doveva andare via. Ma perché? Ma chi ve l'ha detto? Amore, ma quando è che ci vediamo la seconda parte di Fantaghiro? How did they bring you here? In a helicopter, like everyone else. Everyone but me? Mike, I'm looking for the key to that helicopter. Well, General X probably has it in his office. Is it far? You're right. Dopo. That door? Yes. Fuck, finally some luck. But. But what? Only General X can open it. Shit. Can't you use your magic? Nope. There has to be a way to get in there. A back door or something. Come on, Mike, think. Wait. His office might have another entrance. A while ago, I was studying the map of this building, and I saw something weird. No, non finisco il gioco. Weird? What was weird? The office finisco il gioco e chiudo stasera. Leads to the basement. Always wondered why he wanted tanto manca il livello. Private elevator. So you could take the main elevator to the basement and go through there to General X's private elevator? Yep. Thanks, Mike. I'm going to the basement. Mike, wait! The basement is a fucking maze! Take this map with you. You'll need it to get through safely. Ah, ok, dobbiamo andare dal tizio. No, stasera, ragazzi. Come prima live, finisco... I answered the call before leaving. Ho capito. Come prima, prima live faccio solamente a Metal, che finalmente lo finiamo. You have it yet? Not yet. Sono due settimane che cerchiamo di finirlo. His office. Why? Sì, sì. Because I heard some talk on the radio. Non mi strapazzo troppo oggi. That key in a special room. Già da domani. Somewhere close to General X's office, through a private lift. Don't know what room it is or where, but I know the door is marked with an X. A door marked with an X? Yeah, man. Fucking weird. Thanks, Robert. If I don't find the key in his office, I'll look for that room. Mi metto la guida come l'altra volta, perché se si bloccamo almeno ce l'abbiamo. Ok. Poi si fa DBD. No, chi la fa? Con calma. Ciao, Shadow. Mi son persa. Ah sì, dobbiamo andare giù.
No, no, stasera sto con Maffu, che anche lui l'ho sentito poco. È stata una settimana d'inferno, ragazzi, non sentivo nessuno. Cioè, a malapena sentivo me. Ma non mi starò a sbagliare. Ah, no, qua... Ok, non è qui che dobbiamo andare. Dobbiamo andare giù. Ciao Gianfranchino! Eccolo, finalmente! I wish to enter the labyrinth. Then say friend in Elvish. Melon. And the door will open. Friend? In Elvish? Shit. Turns out the mental patient was a fucking Lord of the Rings geek. What person in their right mind knows how to say friend in Elvish? No, io... Well... Mi ricordo manco a che ora mi sono addormentata. Can you give me a hint? I'm afraid I can't grant any assistance to this enigma. What if I grant you a punch in the... Che cattiva. Fruit. Big, sweet. You eat it in the summer? Watermelon? It lacks water. Melon? 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 Okay. I couldn't see shit. No. That labyrinth was full of traps. No. I was going to need something to see in there. Oddio, c'ho i ricordi del Vietnam. Oddio, mi ricordo Nora su una cosa del genere. Ma che siamo matti. No, te prego. Perché mi ha fatto tornare indietro? Pineapple, cherries, orange, melon. I couldn't see shit. If that labyrinth was full of traps, I was going to need something to see in there. Ma cosa? Chi me lo dà? E l'ultimo accesso è l'1:20 e non abbiamo iniziato il 2:20. Ti giuro, non lo sai che non mi ricordo che ho fatto ieri sera. Mi ricordo io, stavo a letto fino alle 5. Sono stata a letto fino alle 5 a guardarmi TikTok. Ah, droga qua la cosa. È una droga. Me lo sono ricordato adesso. E come faccio? Non c'è l'accendino, non c'è niente. Ma dove prendo una torcia, un accendino? Che devo? Oh cazzo! Perché c'è quello? Non è che tante volte qui ci trovo qualcosa. Occhiali notturni, dai! Hai capito, sì. Manca a farlo apposta, non lo sapevo. Allora, qua. Guarda che c'è il... Com'era lo scandinavo? Ma io l'inglese ne sono troccatino. Non mai capire come fate a starci ore se TikTok. Io quando sto a letto non dormo, guardo puntare, se apro TikTok vedo qualcuno, qualche video e mi rompo. Poi ieri fino alle 2 un cerco mi ha convinta ad andare live. Eh? L'hai fatta? Davvero? Aspetta un attimo. Est est, ovest ovest, nord 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 nord. Allora, aspetta. Facciamo così. E 2. Ho 2 nord 4 e s e sud 2 naggio nord 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 nord
Sì, ma che cazzo di... Nord 4... No! Ma dove l'hai messo? E Nord... Nord e Nord 2. Ok, proviamo così, va. Lo scrivo così. Ciao Lord, buonanotte. Pineapple. Cherries. E gli occhiali. Ah, ok, c'è del mio. Orange. Melon. Ok, adesso ci posso andare. Quindi. I reached the first intersection. It had three exits, north, east, and west. I checked the map. Allora, est. The first letter was E, so I took the path to the east. Ah, ok, lo fa così, quindi. Ok. Hai convinto a sentire a venire in audio durante la live su TikTok? Niente. Ma com'è andata? I reached the second intersection. Com'è andata? It also had three exits, north, east, and west. I checked the map a second time. The second letter was also an E, so I took the east path. I would make an effort to check the map at every intersection as I proceeded. La mappa indica le uscite di ogni intersezione. Un attimo, se lo voglio più. Quindi ovest. Oh. Ovest. Oh, ma che cazzo? Non l'ho capito questo. Dice che non è ogni volta che esce dallo schermo, quindi. Lo famo così. Appunto. Oddio, che figo! Ma si può rivedere? Mi tocca. Nord 4. Come cazzo fa uno? Scusa, ma uno come deve fare? Ma che tutti lo vogliono, che ovunque stai calmo tu. Ma non disturbare. Come funziona? Senza distruggere le porte delle celle. Ma perché no? Ho capito. Riesco a capire come fa l'andar via quello. Allora, raga, aiutiamoci.
E che faccio? Niente, arrabbiatissima. L'ho ammazzato? Ah, ok. Ma nemmeno io ho capito. Allora, ovest, poi... Aspetta, poi nord. No, cazzo, m'ha preso. Ok, ho capito. Dai, vediamo se è così. Intanto prendiamo questo. Poi. Ok, non ci dobbiamo far prendere. Uno. Allora, uno. Cazzo! Ok, due. Tre. E quattro. Madonna. Poi est. Ma... Non sto a capire, raga. Non sto capendo davvero. Poi i fantasmi che si ammazzano con i pallotti è bella. Quindi ovest. Ovest. Sto a perdere. Io un attimo. Non sto capendo. Non sto capendo proprio. Madonna, quanto corre. Ciao ricordino. Ah. Ok. E fin qua qua sarà nord, no? Qua sarà nord. Uno, due, forse così, ah, forse il black, tre e quattro, poi est. Ah, forse ste black è qui, quindi yes. Oh, oddio! Ma non c'ho abbastanza colpi io. Come faccio? Oh
se frega questa cosa. Sbagliato. No, mi vede troppo. Magari così. Non riesco a capire. No, davvero, raga, non riesco a capire. Cerco una guida, che devo fare? Madonna! Poi qua. Riprendiamo un attimo fiato, che devo fare? Allora, est, sud, est. Sud, sud. Che bordello, raga. Quindi. Ah, ok, c'era la placca, non l'avevo vista prima. Sud. Est. Sud. No, già sprecato un colpo. Nord 4 volte. Nord. Est. Ecco, finiti i colpi. E mocco che gli è meno che la fantasia? Mi pare un attimo esagerato. Lo insulto. Allora, era est, quindi nord. Quindi ovest. Ovest due volte. Oddio. Che dobbiamo fare, raga? Piace. Ok, una sì. E l'ultima c'è rimasta così. Vai.
Ovest, ovest, nord. Oh, ma attacco. Nord. Est. Proviamo a far così. Rega cazzi proprio. No! Ma porca! Come famo qua? Come famo? Vado a cercare munizioni, che devo fare? Ma troverò le munizioni. Però mi piace sta cosa, sapete? Non mi sa che ne trovo munizioni però. Dove posso trovare munizioni? Non ce l'ho. Non ci sono. E niente, sono guai. Cercate vita ai fantasmi, ma non so come. Pineapple, cherries, orange, melon. Magari rompendo le porte. Citazione a Zelda. Ma sei serio? I found an old rusted sword. 1,000 years ago it could have been of use, but this was current year, so I tossed it. Ma come? Ma l'ha ammazzato. Niente, sto maledetto. È tutta una citazione a sto gioco. Ah, i proiettili, ecco perché. Ma vaffan Brodis. Aspetta, lo rifamo. Lui non lo sa, l'ho ammazzato. Ok, oh, un po' di proiettili c'avevo almeno. Ammazza i fantasmi. Tutti, tutti. Ok, perfetto. Allora, avevamo detto. Fa niente? Niente. Allora, due volte est. E no. Ah no no, due volte ovest. Sì, sto va fa bene, scusa. Mi frega niente delle porte. Poi quattro volte nord. Se evitiamo di sprecare i proiettili, Valea, che dici? Ok. Facci vostra. E dai! Allora. Nord.
Nord. Nord. Perfetto. Poi est. Sì, ci siamo. Niente. Perfetto. Poi sud. Est. Nord. Ho sbagliato. Ah, devo fare sud due volte, sono scemo. Vabbè, non lo faccio il segreto. Me ne frega niente manco della medaglia, ciao. Vai. Ciao Cristina. Un po' di fiato corto, però bene. Tu Cristina come stai? Ovest 2. Ok. Perfetto. Quindi nord 4. 1. Io c'ho solo un po' di fiatino corto. Scusa un attimo, grazie, sto un attimo. Concentration. Uno. Due. Tre. Ok, 4 nord, 4 nord. Ciao Emu, come andate la live? meglio. Esci il pigiama, no? Niente pigiama stasera. C'ho un po' di fiato corto, ragazzi. Se mi sentite un po' affannate, per questo c'ho avuto il COVID. Cioè, ce l'ho ancora il COVID. Quindi, 4 nord, grazie Sandalfino. Come andate, che avete fatto? Come sta andando su Jedi Survivor? Sì, ma quello è Nori. Aspetta, come è andata la live di Emu? Che avete fatto? Infatti diciamo pure Emu sta a fare Jedi Survivor. Aspettate, est. Dobbiamo andare a est e poi a sud. Niente, sono in bambescio. Sud. Est. Sud. Oh, meno male. Quindi nord. Uno. Mi sbaglio, perché mi sbaglio? Perché io mi devo concentrare su quello che devo fare e non sulla chat. Mannaggia a me. Allora, est. Est. Perfetto. Adesso. Ovest. Ovest. No, fatemi fare sta cosa, che sennò andiamo avanti. Oh. Dobbiamo andare a nord. Che palle. Niente, ora ammazzati. Cos'è? Oh cazzo. Ah!
Ciao Bruno! Lo giuro, non ce la faccio più. È paro paro, identico a Metal Gear 1 e dove Nora ci ha sbroccato. Est est. Qua mi pare che non c'era niente, però io nel dubbio. Ok. Poi ovest. Nord 1. Ah, Bruno. Che casa hai scelto? 1. Aspetta. Nord 1 abbiamo detto, eh. Nord 1. Nord 2. Nord 3. E Nord 4. Perfetto, siamo a Nord 4. Mi curo nel dubbio. Poi. Sì, ma che ho messo? Fatemi vedere un attimo. Non me lo fa vedere, perfetto. Quindi adesso andiamo ad est. Che mio padre che al mercato mio padre comprò. Madonna di Dio! Melisenda Coppercroft. Mi piace. Eppure non dovrebbe essere troppo difficile, ma quei fantasmi me la rendono complicata. Est. Est. Fantasmi di merda. Non riesco a fare sta cosa. Ovest. Nord 1. Melisenda. Melisenda mi ricorda quella di amici miei. Mafia del Mascetti. Morri sa di che cosa parlo. Sparecchiamo. Nord 2. Nord 3. Aspettiamo un attimo. Nord 3, eh. Nord 3. Qua mi arrivano tutte e due che mi menano. Nord 4. Perfetto. Tanto. Allora. Vabbè, come fa così? Qua c'è. Indovina che si è perso tutte le cose, le munizioni. Via! La S sud. E poi est. Mannaggia! Sud, di nuovo sud. Ok. Quindi i prossimi sono nord. Quindi nord 1.
Nord 2, Nord 3 e Nord 4. Poi, se mi davano qualcosa era meglio. Ecco, tipo questo non mi faceva schifo. Est, Nord. Mi sa che ho segnato qualcosa male. No, ho segnato bene. No, c'è qualcosa che non va. Allora, ovest. Sì, est. Est. Ovest. Ovest. Perfetto. E fin qua ci stiamo. Nord. E nord. Perfetto. Adesso est. Sud. Notte, Bruno. Notte, Mattia. Sud. 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 Adesso nord 1. Nord 2. Nord 3. E Nord 4. Quindi Nord 4. Adesso est. Oh madonna. Adesso est. Non ce la faccio più, eh. Nord. Ovest. No, io vi giuro, sono pazzi. Sono pazzi. Allora, est. Est.
Ma ci stanno le istruzioni, però. Vabbè, mi so giocare a quelle munizioni là, sti cazzi. Nord 2. Che davvero finisca i tre. Mi sono bloccata. Non mi ricordo che ho fatto sud-sud. Il primo sud. Primo sud. Sì, questo è il secondo. Sud. Poi nord. Quindi uno nord. Due nord. Tre nord. 4 nord. 4 nord, eh? Est. Ovest. Ovest. Nord. Di est. Nord. E nord. There was something odd about that wall. I found a suspicious brick. That smelled like turkey. No, non vuole finire. And è finito. Cioè, è finita sta parte. Grazie. Vaffanculo. Sta parte non la voglio più fa. Fuga completata. E quindi? I entered the secret door and left those dungeons behind.
Ahead of me was a less dank portion of the basement. According to Scusate, devo togliere quel messaggio, non voglio più vedere. Mike, there had to be an elevator somewhere that went to General X's office, which should ultimately hold the Quindi original devo far helicopter pure la boss fight key. Finale. On the other hand, Robert told me that he heard era, a special sì, room with an X senza accento, door, uno solo. Which could alternatively hold a copy of that key. Either option lettere was fine as long as I could get a hold of a damn working key. And thus, the search of the basement began. Mi sono spaventata lo stesso perché sono stupida. Fuga completata. Che dice sta sfida? Finisce il gioco. Vabbè. Mi sono stupida. Allora, qui ci sono casse. Il C1. Nori? Norino? Vuoi avere l'onore tu di far scoppiare tutta la base? Vediamo un po' che c'è da ste parti, oh. Marchiera col sangue. A door marked with an X, just like Robert told me. There it was. The secret room where they kept the helicopter key. Why would they keep a key in such a creepy place instead of an office? The more I thought about it, the more things felt out of place. I had a strange feeling, like a gut feeling that something was just wrong. Basta che ha salvato. Oh mio Dio. Mr. Fox. You have finally arrived. General X? The same. Are you searching for a key, Mr. Fox? Perhaps one for a helicopter? You won't find it here, Mr. Fox. I'm afraid that your contact has been... La chiave è in un altro castello, in un'altra caserma. Don't blame him. He's been the victim of my counterintelligence. Right there, in front of me, was General X, the puppet master of Operation Jericho. Not only was he a merciless, psychopathic asshole, he was so smart that he could predict my every move. Ma guarda un po'. For starters, he tricked me and Robert into searching for this room. You che non era per niente sospetta. Expected, Mr. Fox. If you drew some arrows in the labyrinth, I would have come sooner. That would remove a certain charm, don't you think? By the way, I brought some company. La dottoressa e il generale. Doctor! Colonel. I see you're already acquainted. I'll get to the point, Mr. Fox. Surrender. Otherwise, we'll start executing our guests. Uccidi, uccidi. There were too many people. If I opened fire, Harris and the doctor could die. Let me guess. You're considering the option of shooting. But you know that Harris and the doctor could die. Fuck, yeah. He read my mind. But that asshole X was a clean shot. If I shot quickly, I could kill him. Now you're probably thinking I'm so exposed. And that you can kill me with a quick enough shot. If you shoot and kill me, that would be the end of the final boss. Of all of this, you'd be a hero. Ha fatto tutto lui. You really have such a low opinion of my intellect, Mr. Fox. Shit. This was part of his plan. He was here on purpose. I was thinking that he might have worn a bulletproof vest. By now, ma in faccia se gli spari. That I'm wearing a bulletproof vest. Shooting an armored man would be foolish, don't you ma think? Ma se gli spari in faccia, no. He read my mind once again. But even if his body was covered, his head was not. One bullet between his eyes and goodbye. Ma tu pensi di potermi colpire in mezzo agli occhi? It's only logical that you'd consider shooting me in the head. I will admit, a challenging yet possible shot. An Olympian trial of marksmanship. La Madonna. Un attimo di mira. Spare you the trouble. Sergeant! Yes, sir. Shoot me in the head at point blank range. Ma che senso? Sir! That's an order. Yes, sir. The bullet went through his head, but the bastard was unfazed. Return to your post, Sergeant. Yes, sir. What you're staring at? Ti giuro, mi aspettavo che morisse. Is a projected image of myself. A hologram. Precisely, Mr. Fox. Ah, non lo credo. Now that it's obvious that you can't kill me, let's conclude the matter of your surrender. Or are there not enough dead bodies to convince you? Just give me 10 seconds
to think about it. E che faccio? Of course. E che faccio? Mi arrendo? Allora, se mi arrendo, salvo la dottoressa e il colonnello. Harris, potremmo salvare il colonnello, ma non la dottoressa. Sì, si tocca le zone intime tantissimo. E chi salvo? Mi pare l'unica cosa giusta da fare è la resa. Però boh. Proviamo Harris. Kill Harris. Ah, ok. Te fa fare le scelte che non so scelte, vaffanculo. Colonel! Hai resa. It's okay. I surrender. Aspetta un attimo. Tutte le scelte portano un game over. Tutte le scelte portano un game over. Andiamo a cercare un giubbotto. È come l'altra volta, no? E dobbiamo appunto vedere tutto. Se no non sarà sempre game over. Mi sa che il C1 lo devo mettere sul boiler qua. C'ho questa impressione. Fanno una persona malvagia. Faccio esplodere le cose. Adagio, adagio, mi senti malvagio. Mua! Anto! Ma ci sei? Ma secondo te la replica la fanno uscire subito dopo la serata? La replica di stasera? Perché me lo vedrei volentieri. Posso mettere niente? Ok, niente. Dice, eh? Se no aspetto domani. Ma com'è stata la puntata? Era divertente almeno. Non mi di niente, non mi di esito. There it was, robe. General X's private elevator. Ecco, non ci abbiamo la tessera. Io invece mi sa che devo aspettare molto di più per vederla, perché? Non mi dire che ti hanno chiamato. E che faccio, eh? Ma che stai a dire? È vero. Ma anche il mio. E anche quello di Lurkit. Ma no, sarà un problema, dai, temporaneo. Ma sì, infatti, anche il mio non c'è. Sai quali ci stanno? Quelli che c'hanno il nitro. Quelli che c'hanno il nitro ci sono rimasti. Perché quello di Micio c'è. Tu lo vedi quello di Micio, Vince? E Micio ce l'ha il nitro. Vuoi vedere tecnica di marketing? E sono quelli che c'hanno il nitro. Beh, proviamo, raga. Non so che fa. E... sì, sì, la paraculata del secolo. Ultimamente Discord sta a fare certe stronzate. Tipo, per mettere una skin sopra l'avatar 5 euro. Ma chi te se incula? Cioè, scusate, detta proprio papale papale, ma chi ve se incula? Ma chi vi dà 5 euro per mettere una skin sopra un avatar? Imbecilli, ma 5 euro
ci faccio mille cose. Invece compro due giochi su Steam tante volte. Ma va fangulo. Ma voi e skin. E davvero. Allora. Sì, 5 euro. Proviamo la dottoressa. Kill the doctor. È morto. E io non so che fa. Ma non è che devo. Lo devo iniziare pure io. 200.000 giochi. Stasera. Ma hanno poi fatto il regalo di Natale anticipato. Un certo disgraziation. Devo iniziare pure quello. E quello voglio iniziare però. Quello sti cazzi lo porto in live. Cosa? Chi? Quando? No, tu non sai niente. Tu non sai niente. Raga, io non so come fa. Qualsiasi cosa faccio muore. Aspetta però. Ah. Giustamente, no? To use the explosive, I needed something to act as a timer. Ah, l'orologio digitale. Benissimo. Quindi li posso minacciare. Però mi ha fatto morire il C1, il C2, il C3, il C4. Andiamo un po', va. Ironia, Dio o attenzione? Dio. Do you believe in God, General? Of course. Who else would entrust me with such a sacred mission? And you, Mr. Fox, are you a praying man? Well, General, I'm more a believer of the big bang. Doctor! I'm fine. What happened? An explosion. The guard behind me. È normale, penso, no? Front of it. Colonel! Colonnello è svenuto. He's alive. Comunque abbiamo scelto bene. We have to leave before reinforcements arrive. I'm taking Harris with me. It's best not to move him. We don't know if he has any fractures or internal wounds. I'll take the risk. He can't stay here. Yeah. Doctor, let's go! I'm not coming, Fox. Why not? There are injured that require my attention, and I don't want to leave my father alone. What? They were going to kill you! No, they weren't. It was just a trick to catch you. Oh. And if I leave, my father won't work and they'll kill him. Run! Go away! Ah, ecco perché ha detto le sanctuary. You have my word! I left that room, carrying the colonel. Wait, you're saying that you managed to rescue Colonel Harris? That's correct. Well, Mr. Fox, let's see what you invent to remove him from this story. Ma dai! Lieutenant, we found a corpse in the remains of the helicopter. What? Who is he? We don't know, Lieutenant. It was totally carbonized by the fire. Take him to the lab. I want a forensic analysis done yesterday. Do you understand me, Wachowski? Wachowski? Yes, sir! Perché veramente parla di lardo. We killed Colonel Harris. May God forgive us. No, he's not Harris. The colonel died a month ago in an ambush. These are his personal belongings, his dog tag, his watch. Don't you remember, Sergeant? We found them on his corpse. That man has never seen the colonel. He's just trying to confuse us with his lies. Fuck's sake, he has absolutely no evidence for what he's saying. I have this. L'anello. But what? If I'm not mistaken, it's a graduation ring for the 48th Commission of Officer Candidate School. Colonel Harris graduated in a 48th Commission of Officer Candidate School. Sergeant, you don't believe him, do you? With all due respect, sir, I only said that Colonel Harris graduated in the 48th Commission of Officer Candidate School. He's trying to fool us, Sergeant. I remind you that there are more rings like this one. Yes, but not with the same smell. Odore. It reeks of shit. Appunto. Permission to smell the ring? Ma perché? Fuck.
It smells just like... Ma perché l'am... Anus. What? How the hell do you know what the Colonel's anus smells like? I'm not authorized to reveal that information, sir. Fuck, fuck, fuck. This is getting out of hand. È colpa di Evan Peters. Mr. Fox, continue your story. Let's see if we can finish this once and for all. Sempre colpa sua. Cazzo. E non ho capito, scusa. E come dovrei fare? Oddio. Vediamo, va. Non mi hai potuto vedere. Non mi hai visto. Non rompere i coglioni. Non mi hai visto, non mi potevi vedere. Non mi potevate. Mi dispiace. Poco stereotipo di quel gioco. Ma intelligente sarebbe stato troppo. In effetti. E l'anima della gente, però. Aspetta, che se ne vanno tutti, però, forse. No, sono tutti in no. Allora, aspetta un attimo. No, cazzo, cazzo, caspiterino. Allora. Salutiamo la gente che ci segue sempre. Ciao gente. Facciamo così, va. C'è un medikit solo. Saranno cazzi amari. Non esisto. È una porta chiusa. Tu vieni qua con me. Tiro qui. E t'affan sonnellino, via. Toh, mettite qua, non rompe. E il primo è andato. Ora tocca vedere quando arrivano gli altri. Perché quelli sono quattro. Non posso uccidere le personcine, quindi devo attirare qualcuno. Vieni qua. Sta scendendo uno, forse. Bravo, scendi. Oh, cazzo, stanno scendendo due. Stanno scendendo due. Ne scendono due, però. Uffa! No, ne sono scesi due. Devo far... No, tutte e tre? Che cazzo? Ma che è una festa? No, sono tutte e quattro. Allora, appena il primo alle... Oddio. Non posso ucciderli perché non c'ho abbastanza medikit. Se quindi se ne vanno... Madonna, che palle, però. Ce ne stanno 700 qui a fa guardia. Potrei farlo adesso. No. Vai. Fammelo acchiappare. Via. Ok, ok. Aspetta un attimo, però. Mi porto via lui. Si sa mai.
Com'è che non l'hanno visto quello? Me li metto tutti in una stanzetta, tutti stipati. Sturbata, stupara. Eppure questo me lo so acchiappato. Mi ha chiesto Maffo di salutarmi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Benvenuti nella mia live. Oddio, c'è quello. No, cazzo, 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 cazzo. Se mi vede quello parte la guerriglia. Dai però, stavo andando così bene. Però quello va giù. Bravo, bravo, gira di là. Guarda che giretto che ti faccio famoso, eh. Non l'avevo visto, non avevo calcolato che fosse lì. Però mi ha visto solo lui. Pilo, 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 pilo. Non mi hai visto, tu non mi vedi. Io non esisto. Benissimo. Benissimo, ce l'abbiamo fatta per il momento. Se quello se ne va via, io vado a prendere quest'altro. Ciao. Ciao a tutti, sono Lady Leria e sono scema. Evocare l'anima della gente è cortesia, giustamente. Ma tu vattene via. Qua. Ciao. Manilla, te muove. Ciao Anto. Io vado a dormire e non mi sveglio. Se vai a dormire non ti devi svegliare. Cioè, nel senso, ti devi svegliare quando sei riposato. Ti devi spogliare. Non ti devi svegliare, è brutto. Niente. Allora, che facciamo? Lo molliamo? Ok. Ah, ok, me lo devo tenere in braccio. Va bene. I went up in the private elevator. Lieutenant, they found a bullet in the carbonized corpse head. A bullet? So it wasn't us after all. Colonel Harris was murdered. Hey, friend, don't look at me. I haven't killed anyone. I'm not your friend. For fuck's sake, shut up. Wachowski, send the bullet to Science Officer Hollister for analysis. And tell him to collate it with the gun Mr. Fox had on him. Maybe we'll have a surprise. I want the results of that 5 minutes ago. Understood? Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Ma quando finisce sta roba? Dai. Benissimo. Wow. That asshole General X had some cool music equipment. Multiband equalizer, auto-amplified subwoofer, and... No way. No way. Double-deck cassette player. Fuck, you could record directly from one cassette to another. Non mi ricordo mica quando è ambientato sto gioco. Qua di là c'è il VC. Spacchiamo tutto. Ma distruggi tutte le parti delle toilette, quindi l'ultimo bagno. L'ultimo bagno, dai. L'ultimo bagno a Parigi. No, scusa. Allora, andiamo via. Portiamoselo via. Fuck! Found out that bastard kept a fully stocked armory behind his office. Scusi, non è per niente, ma mi faccio un po' di rifornimento. No? No, ma come? Aspetta un attimo. Ok. Io vado a risalvare un attimo però, perché sicuramente non mi salverà nel momento in cui mi servirà tutta sta roba, quindi la devo riprendere ogni volta, non me va. Vediamo un po' se c'era qualcos'altro. Mi pare di no. E dove andiamo?
Oh. Vai. Ancora più su. I finally reached the last floor. Lieutenant, we already have the ballistics results. And? You are right, sir. Ballistics established that the bullet was fired from Mr. Fox's gun. You killed Colonel Harris, you bastard! Sergeant. Ma non è vero. Sir, permission to execute that assassin. Permission denied. First off, we can't confirm the identity of the victim until we have the forensics report. Second, dai, colonnello X, policy, no, Mr. Fox General has the X. right to finish his story. Mr. Fox, continue. And you better not contradict the evidence davvero. We're collecting. Dai, c'ho ancora un'oretta e mezza per non fare le tre. Fox, leaving so soon and without a farewell. That's not very neighborly of you. E non ci abbiamo manco gli altri. What's that on your shoulder? That's personal property, Mr. Fox. Haven't your parents taught you never to steal? General X stood in my way. Assuming it was really him, and not another hologram. Are you asking yourself if I'm another hologram? Well, yeah. No, not this time. It is I, in the flesh. Good. Then I'll... put a bullet in my head. Sì. You read my mind. Please tell me, Mr. Fox, how does one shoot that which they cannot see? What? What the fuck? Do you like my new device, Mr. Fox? Optical electronic holo camouflage. The latest in nanotechnology. Obviously, if you start firing randomly, there's still a chance I may be hit. I believe dumb. Come si chiamava quello là che spiava la memory card? So if you don't mind, I invite you. Psycho Mantis. Spend some ammunition with some friends. So perché sta cosa mi ricorda lui? Ma questo è filo di ferro. Ma che mi sta a levare le cose? Mi leva le cose! Me le ruba! No, raga, ma io ho un medikit solo, ma che stiamo scherzando? Sì, ma basta! Non faccio niente a queste cose. Cazzo faccio? No. C'ho un medikit solo. Come faccio? Vero? Col cazzo, io lo distruggo. Left, Fox? Sì. I imagine not. I suspect you've stashed some grenades, though. Sì. Let's find out. Oh, madò. Ma per cazzo che non ti ammazzo così, vai! Thank you.
male secondo voi? Non lo so mica, eh. Niente. Secondo me non gli sta a fa niente. Mr. Fox. Sprecare munizioni, magari sarebbe meglio. Ok. E vaffanculo. Do you have many bullets? Andiamo così, raga. Which means it's time to comfortably finish you. By the way, I'm sure you may have noticed by now, while you were distracted with my friends, I took the liberty to follow you around and recover some of my stolen property. Mannaggia. Come faccio a capire sta... Mannaggia. Ma mi ha tolto la benda. No, è impossibile da gestire sta cosa. No, sono morta. Dai. No, e come fai? E come fai? No, tutto. Mr. E come faccio senza medikit? Bullets left. Come on, come on.
tolto pure quello. Well, you should be low on. Cazzo, ho sbagliato. Per forza. Non so se ce la faccio. Dove cazzo l'ha tirata? Magari, dai. Sì! Il problema è che non ce l'ho pure. I have underestimated you, Mr. Fox. Boss defeated. Ebbene sì. Ma sarà finita? Oh, le chiavi. What are you waiting for? Finish me. Time without paying for your crimes? No way. I'll take you to a trial so they condemn you and lock you in a cell to rot for the rest of your life. I see. Tell me, Mr. Fox, how are you going to take me if you can't move? What? Oh no. You're so predictable. I knew you wouldn't kill me or let me die, just like all of my other subordinates. They consistently led you directly into my trap, Mr. Ed boss fight finale, cosa ti aspettavi, amore? I hope you were going to surprise me again, like that little spark in the basement. But once more, the pen is mightier than the sword. But thanks for volunteering to test my new paralyzer. The discharge it releases shuts down the whole peripheral nervous system. You should have killed me when you had the chance. See you never, Mr. Fox. Check a big one out. Oh, GG. Never, General X. GG. Are you all right, son? Toma. Don't worry. The effects on the paralysis will wear off soon. But it's not prudent to stay here. Come on, stand up, Fox. I'll help you walk. Ma scusa, il cadavere sull'elicottero di chi era a sto punto? Se lo portano appresso per depistare? Splash! Tutto. Ma che c'è? Un segreto? Colonel Harris and I went to the helicopter. A few minutes later, when I regained my motor skills, we took off. Lieutenant, we have the forensic report of the carbonized corpse. Hand it to the sergeant. Ciao, Ed. Yes, sir. Ciao, Ed. Looks like we can finally prove that Mr. Fox has been lying. Sergeant, what does the report say?
and the physiological study confirms that the corpse with identification C-4423 measures 3 inches taller than Colonel Alan Harris, disproving his identity. What? Then he's not the colonel. No. Of course not. I told you, Sergeant. In care general, to explain this, Mr. Fox? Are you going to tell us that he was tortured on a rack until it stretched him 3 inches? That would be ridiculous. C'ho il COVID, però sono in remissione. You what? You just told us that you both flew away in that helicopter. I told you we escaped together. Come sta andando con Balalla? The corpse was Colonel Harris. In fact, I have no idea who it is. Are you sure you found it in the helicopter? Did you plan it yourselves to incriminate me? Like some dirty cops? How dare you? Enough games, Mr. Fox, enough. We'll find out who you are and then we'll execute you. Farò una cosa molto zozza. What now? What the hell is happening in here? Colonel in the room? Salute. No. Okay. At ease. Colonel Harris? You're alive. Sir, we thought you passed away. Respiro. As you can see, Lieutenant, I'm alive and kicking. Why is this man handcuffed? We were interrogating him. He's a spy that we captured, sir. No, oh, è stato rognosissimo. Are you pulling my leg? He's a civilian who was in prison for a crime he didn't commit. Ti spiego. He's also the man that not only saved my life and freed me from the ex-army base, but also he found classified information about Operation Jericho. Non sarà inventato niente. Essential in stopping the ex-army. For goodness sakes, that man's a fucking hero. Release him immediately. Yes, sir. Yes, sir. Did you tell them your heroic feat, Fox? I was at when we entered the helicopter, Colonel. But it looks like they found a corpse in the helicopter. But fuck, I don't know who he is. And Mike. They say he has a bullet in his head, and it came from my gun. But I haven't killed anyone. Ma sarà General that X. That corpse was General X. I killed him with your gun myself. Don't you remember? See you never, General X. Later, while you were regaining your senses inside the helicopter, I retrieved General X's corpse and dragged it to the helicopter's aft. That bastard was heavy. In the air, you know what happened. Che è successo? Hurry up, Fox. They're following us. Don't rush me, Colonel. I'm getting used to the controls. This piece of junk has levers and buttons. E nel frattempo che salvano tutti quei pulsanti? Don't panic. I think we'll be able to reach Allied territory before they catch up. Then I'll call the cavalry. Charlie, Alpha, Charlie, Alpha, 54438, do you copy? Damn it! This radio isn't working. Fucking piece of shit. Don't worry, Colonel. As soon as we reach Allied territory, they'll stop pursuing us. Don't worry! Son, with no radio, when this fully armed piece of Soviet junk pings their radar, the first thing they're gonna do when we don't answer is take us down. Fuck. So we'll be shot at if we keep going, or we'll be shot at when we turn around? Affirmative. We're between a rock and a hard place. We'll abandon the helicopter as soon as we cross the border. I'm gonna search for the parachutes. But jumping would still be risky in this jungle terrain. You have them, Colonel? We're nearly there! There's only one, Fox. You jump and deliver the documents to the Allies. Are you insane, Colonel? They won't believe me. And you don't know how to pilot this junk. In effect, dead to them anyway. You're young. You have your life ahead of you, son. Take this ring. Show it to them. They'll believe you. Fuck, it reeks of shit. Well, that's because those asshole bastards were going to snatch it as they put their hands on me. So I hit it. And the only ma domanda, come faceva quello a sapere qual era l'odore del sedere del colonnello? Colonel, you need to jump and tell them everything yourself. We argued about who had to jump, but I had to admit that Mr. Fox had one convincing argument. Fox, what are you waiting for? Ancora? Hurry up, son. We are running out of time. No. For heaven's sake, put on the parachute. Come on.
fumetto, non mi fa aprire il menu. The next thing I remember was waking up, hanging from the parachute tangled to a tree. The owner of a farm who spotted me arrived a few minutes later. After tending to my wounds and offering me food, he was so kind as to bring me here to the base. The lieutenant and the sergeant were shocked and immediately apologized. Ciao, Gale. A few days later, I serpenti solidi. The army decorated me. No, questa è merda, la versione parodia. For rescuing an MIA military colonel and recovering intelligence on Operation Jericho, I, Colonel Alan Harris of the 5th Battalion, award you a Purple Cross of La Croce Viola. That medal really exists? It didn't. They had to invent it, as they had nothing that they could provide for a civilian. You're also awarded the Gandhi Medal of the National Idiot. National Idiot? Well, I received it because I didn't kill any enemies at all during the escape. As you know, militaries don't get why killing is wrong. Well, at least we agree on that. So, thanks to the documents I found, the Allies could find and sink every related submarine. The military base, docks, and Omega building were the target of a large operation. Everyone was arrested. Robert, the paparazzi, published the story and won a Pulitzer Prize. C'ho il COVID, Gale. The two doctors and their two fathers dedicated sta andando via, però mi ha dato i flashi. Tu come stai? Nanonuclear weapons. Wasn't it one doctor? That's what they wanted us to believe. The captain of that boat retired with my $50 million. Non si è capito. Gonorrhea the week after. Il cappio. Seriously? Nah, but he would have deserved it. Do you remember Private Mike? The one I found hammered and whose leave I obtained? Well, he could finally visit his daughter for her birthday. Hello? Che cosa carina! And I went back to my old life as a smuggler. The end. The end. Wow, Jesse, that's the most incredible story ever told. My God, you have an amazing imagination. You should be a video game writer. You don't believe me? Not a word. Thank you very much, Miss Incredulous. Hey, who are those guys? Oh, no. An improvised patrol. Don't say a word if they don't ask you anything. E mo lo arrestano per un crimine che non ha commesso. Good morning. May I see your passports, please? Good morning. Here you are. Very well. Let's see. Fuck. You're Jesse Fox. Yeah, that's me. Holy Jesus. I can't believe it. Hey, Jimmy. Who is that guy? Fuck, Mike, he's Fox. And Mike. The one who rescued Colonel Alan Harris and l'altro Mike. The nuclear attacks. I really admire you, Mr. Fox. L'ha pagati, secondo voi? Hero. Thanks, soldier. Here are your passports. Si chiamano tutti Mike. Secondo me ha pagati. Are you okay? You've been very quiet. È arrossita. Stop the car. Ma se lo bacia? Se lo bomba? What's up? Then it's true. It's all true. Feffo? Now do you believe me? Kiss me. Lo sapevo. What? Kiss me now. Cioè, come si è scaldata subito la signorina. Gioco creato da Francisco Tellez de Meneses. Francisco Tellez de Meneses. Meneses. La posso fa. Grafica Marcel Greses Rojina. José Jaime Hidalgo de la Torre. Minchia, che nomi. Publisher vs. Evil. Kevin Jack Lifier White. Oh Mariolo! E come Mariolo?
Grazie Omar che ci hai tradotto sto gioco. È un mariolo. E l'abbiamo finito. Sto gioco ha una un mariolo, sì. Ha una fine, ragazzi. Takuma Takagashi. Lai Amor. Madonna, ragazzi. Finalmente è finito. Hey, Jimmy. Who the fuck is this Colonel Alan Harris? I don't know. Yesterday I met that guy in a bar. Lo sapevo. Lo sapevo. He was going to slog as a guard here today. And he said if I pretended he rescued the colonel and prevented nuclear attacks when he drove by... Lo sapevo, cazzo. Give me $100. $100 for saying four sentences. Can you believe it? Good morning. Lo sapevo che l'ha pagati. Lo sapevo. Good morning. Here you are. It's been the easiest $100 ever. Buck, people make up stupid shit just to score. Yeah, dude. Lo sapevo, me lo sentivo. Comunque è stato bellissimo, un po' peso alla fine. Ci abbiamo messo un po' per finirlo, diciamocelo. Ci abbiamo messo un po' per finirlo. Però mi ha divertito tanto in certi momenti. Per altri mi sarei stracciata volentieri le ovaie, però vabbè. So dettagli. No, è bellissimo sto gioco. Domani continuiamo il Grinch. Stasera chiudo un'oretta prima, ragazzi, perché non è che sono ancora super piena di energie. Poi un attimo. Ah no, c'è ancora Barbino in live. Non so quanti siamo, però. Noi siamo 17, ragazzi. Mi sa che ce ne andiamo da Barbino, visto che prima gli stavo a fare... chissà se ha messo la canzone. Ecco, Morris Sandino, che voi lo sapete, l'ha messa la canzone dei Nanowar, però mi sa che siccome non c'ero non l'ha messa. Guarda i video di riposo, grazie per la live. No, ma grazie a voi, ragazzi. Lo dovevamo finire sto gioco, dai, lo dovevamo finire. Allora facciamo un po' di programmazione, visto che siamo bravi bravi. Domani finiamo il Grinch, vediamo se riusciamo a finirlo. Però domani sera solo Grinch. Dopodomani si fa Feyland e il Grinch, se non riusciamo a finirlo domani. E poi vorrei cominciare un gioco che si chiama Bear Restaurant. Ho messo 15 minuti di gameplay sul canale YouTube e c'è un buon incipit. Praticamente c'è un ristorante, però in questo ristorante ci passano delle anime appena morte, in cui fanno il loro ultimo pasto, possono richiedere qualsiasi cosa, prima di entrare in paradiso. Sono una sorta di limbo, no? Però è un po' come Finding Paradise to the Moon. Diciamo che l'incipit è quello. Quindi preparate i fazzoletti, che voglio cominciare pure quello. Ci vuole un po' di piantino. Che ne dite? E poi... non lo so se farlo in live, però qualcuno mi ha regalato House Flipper 2. Sarebbe interessante farlo in live, però ragazzi non lo so. Mi sa che quello me lo gioco per conto mio, perché a me mi piace House Flipper. E io non so se ce la faccio aspettare ogni volta la sera. C'ho bisogno di giocare. Non la vedo la Alien Dance, non so perché non si vede. Aspetta, barba calva. Twitch. Eh sì, è tipo To The Moon, sulla falsa riga di To The Moon, Finding Paradise, Impostor Factory, che pure quelli voglio portare prima o poi, ma quelli so che fanno piange tanto e ci li facciamo con calma, lontani dalle feste, perché raga, io non ce la faccio, che To The Moon io rimango lì a piangere per un paio di giorni, che giorni che ci penso sicuramente, io mi conosco, quindi To The Moon lo facciamo con calma più là. Comunque, ragazzi, andiamocene da Barbino. Sei innocente? Ma quando mai? Ma manco quando dormi. Ce ne andiamo da Barbino e noi ci vediamo domani sera. Sperando che sto riverbero se ne va, sperando che i gusti tornino e che non rifaccio la fine del Pocket Coffee di stasera. Io c'ho una fame, raga, però. C'ho una fame tremenda.
Come famo? Vabbè. Date tutto il vostro supporto a Barbino che se lo merita. E vivi. Senza che me sfoco però.